uno dei più spettacolari, perché mi ricordo solo sul lancio di Facchetti che crossa, volevo colpire la palla di testa, poi mi ha girato, ho detto tentiamo sta rovesciata, è partito un tiro teso che è andato all'incrocio dei pali e lì ho sentito San Siro che è esploso. Certo, fare dei gol così, e poi abbiamo vinto anche lo scudetto quell'anno. Maglia nera azzurra. Per me ha rappresentato tutto, è sempre stato il mio sogno. Sono nato in un campo da calcio perché mia mamma, essendo figlio unico, ero io, era incinta fino all'ottavo mese, andava a vedere il Mantova. A un certo punto, una delle ultime partite, che poi sono nato io, l'hanno fermata e gli hanno detto lei signora non può entrare perché aspetta un bambino, non vorrei che lo facesse qui al Martelli. Lei rispose non si preoccupi, questa qui di fianco è la levatrice, perciò se dovesse nascere Roberto nasce qui e non ci sono problemi, e la fecero entrare. Ecco perché sono nato su un campo da calcio, quasi. Giocavo nella Sant'Egidio e sotto la maglia della Sant'Egidio giocavo sempre con la maglia nero-azzurra che me la faceva mia mamma, che era una magliaia. Me la faceva un po' differente perché c'era l'azzurro davanti e il nero dietro. Allora dicevo mamma ci sono le strisce, mamma perdo troppo tempo, e poi dopo l'ha capito e giocavo sempre con la maglia dell'Inter sotto la maglia della Sant'Egidio. La sorpresa è stata in un campetto di periferia a Mantova, no? Giocavo nella Sant'Egidio, una domenica mattina un signore, finita la partita, si affianca e mi dice ti piacerebbe andare a provare all'Inter? E io mi sono guardato in giro e ho detto con chi ce l'ha? Allora gli ho detto guardi, io abito in Viale del Risorgimento, tot alle case popolari, e deve venire a parlare con mio papà, perché per me sembrava uno scherzo. Invece è venuto a parlare un signor Ligio Vecchi che giocava già nell'Inter negli anni precedenti, e sono venuto a Milano alla Rivelli e ho fatto due prove, che c'era Meazza già che allenava i settori giovanili lì dell'Inter, e cominciai a far gol lì, ecco, e le due prove andarono bene, però i primi due anni ho fatto il pendolare, venivo su il giovedì a fare l'allenamento e la domenica a giocare, alla mattina, pomeriggio San Siro, logicamente, quando l'Inter giocava in casa. Tenevo l'Inter perché sentivo per radio, c'era Nir, Skoglund, Lorenzi che era simpaticissimo. Poi quando io vengo nel settore giovanile dell'Inter, 14-15 anni, li conosco direttamente e giocavamo sempre la domenica mattina. Invece di andare a Mantova, il pomeriggio andavo a San Siro a vedere questo trio che erano divertenti e mi sono ispirato a questi tre. La delusione è che essere andato via, ecco, Prato, Serie B, poi mi hanno ripreso e lì ero militare, è stata dura, è stata difficile perché mi hanno mandato al Potenza in prestito e poi dal Potenza l'Inter mi riprende ancora e mi dà in prestito al Varese, poi mi riprende e mi vende definitivamente al Cagliari. E i tre anni di Cagliari sono stati tre anni splendidi. Noni, sesti e secondi. E quell'anno lì che arriviamo secondi, alla fine del campionato, Scopigno mi chiama, fa qui per fare cassetta, ci sono due giocatori, uno sei tu e l'altro è Riva, però Riva non vuole andare via dalla Sardegna, praticamente è ancora là. Uno dei due deve andare via, non ci sono problemi. Io vado via da Cagliari solo se rientro all'Inter, e mi accontentarono. Andarono al Cagliari Gori, Poli, Domenghini e più soldi, e io rientrai dalla porta principale e feci sette anni bellissimi vincendo uno scudetto, tre classifiche di cannonieri, anche se una me l'hanno turlupinata. E poi inaspettatamente dopo sette anni sono al mare con mia moglie, mi arriva una telefonata dal dottor Fraizzoli che mi dice Bobo domani devi venire a Milano perché l'Inter ti dà la Juventus.
La mia risposta è stata: presidente, la Juventus ci va lei. Ho detto, io mi sento. Allora c'era il vincolo, dovetti accettare. E poi volevo finire la carriera a Mantova, ma un presidente un po' particolare non volle e feci un anno a Verona e uno a Viadana in quarta serie, che c'era Guarneri allenatore con lui, e abbiamo finito la carriera lì. Quando il Cagliari mi accontenta e mi dà all'Inter, c'era un articolo sul Guerin Sportivo che Boninsegna stava arrivando a Milano in aereo, e all'aeroporto c'erano già sotterrati 9 centravanti con i nomi, no? Sul Guerin Sportivo. Il decimo c'era la buca di Boninsegna, che ho scritto Boninsegna, vuoto, stavo arrivando. E uno degli allenamenti, i primi allenamenti con Corso, che gli davo del lei, no? Ed ero un po' preoccupato e cominciavo a prendere confidenza con loro, gli dissi: Mario, ascolta, io ho un gioco un po' particolare, che se vengo incontro vuol dire che voglio la palla lunga, se vado lungo voglio ti vengo incontro. Corso mi guarda e fa: e dopo? Come dopo? Sono un po' preoccupato. E lui mi disse: tu gioca come sai, il resto ci penso io. Questo era Corso. I quattro più importanti erano Mazzola, Facchetti, Corso e Burgni. Quella domenica lì che perdiamo a Napoli 1-0, che tra parentesi sbaglia un gol clamoroso, ce l'ho ancora in mente, nel ritorno in aereo fecero la classifica dei punti delle partite, qui vinciamo, qui pareggiamo. Insomma, arrivammo al derby di ritorno, che battemmo il Milan, e quell'anno lì vinciamo lo scudetto. Ecco. Però ci fu la riunione in aereo dei quattro più importanti. Io ero appena arrivato, non facevo parte, diciamo, di quel gruppo lì. E Facchetti, Mazzola, Corso e Burnig fecero la famosa classifica, e alla fine siamo riusciti a vincere il campionato battendo il Milan in girone di ritorno. Adesso non mi ricordo bene, però siamo arrivati davanti. La partita che vorrei rigiocare è con l'Ajax, però in campo neutro, perché fare una finale in casa dell'Ajax, cioè una squadra che era tutta l'Olanda praticamente, e noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo tenuto un tempo, mi sembra, però insomma, siamo partiti sfavoriti, abbiamo perso, però insomma era un regolamento sbagliatissimo, perché non potevi giocare in casa di una delle due, dovevi già mettere anche la riserva del campo. E noi purtroppo, invece di giocare, abbiamo giocato in Olanda, perciò eravamo praticamente, siamo partiti sconfitti e hanno meritatamente vinto loro. Era un uomo che dava riferimento e profondità alla squadra. Al massimo tornavo a metà campo, tranne qualche circostanza, che non so, vincevi 1-0, che mancava qualche minuto alla fine, anche perché se rientravo troppo dopo c'era da tornare dall'altra parte e non arrivavo lucido. Perciò mi ritenevo un centravanti di riferimento e di profondità, ma da metà campo in su. Mi ha insegnato Meazza a tirare i rigori dicendo: non partire mai dritto, sempre un po' storto, perché così non può capire dove tiri, o alla destra il portiere o alla sinistra. Partendo dritto invece, però allora era più difficile fare gol sul rigore, perché i portieri si potevano muovere, adesso invece sono sulla linea, al massimo si possono spostare a destra e a sinistra, e ne ho fatti 20 consecutivi, però me ne danno 19, perché il 20° è successo a Roma, eravamo sull'1-1 a 3-4 minuti dalla fine, che il primo gol l'avevo fatto io, tra parentesi, arbitro Michelotti, danno rigore a favore dell'Inter, e vedo che cominciano a fare invasioni in campo, e a Michelotti, passandogli di vicino, gli dissi: fischia, guarda che ci stanno entrando in campo. Ma no, sono tre stupidi. Beh, tiro rigore, faccio gol, no?
giocare, i miei tre stupidi sono venuti in campo, botte, e ad Alberto gli ho detto adesso cosa facciamo? Siamo scappati via tutti, perché io pensavo già alla partita persa alla Roma col 3-0 e mi levavano i due gol, e fu purtroppo così. Mi hanno levato i due gol ed era il 20° rigore segnato. Il 21° me l'hanno parato a Firenze. Io ho fatto, non so, 170, sono 175, perché io conto anche quelli che mi hanno levato, due a Roma, due un'altra parte. E Altobelli ha fatto 4 anni in più all'Inter, e sono 160 partite, e la differenza tra me e lui sono 30 gol, 35, e in 160 partite credo, penso che avessi potuto fare 40-50 gol in più. Perciò come percentuale sono c'è Primo Meazza, credo, e poi ci sono io. Oggi sceglierei io il difensore da farmi marcare, che giocano 4 in linea. Se invece giocano 3, prendo sempre uno dei due, o a destra o a sinistra. Adesso l'attaccante, se è intelligente, deve capire le caratteristiche dei due difensori, perché ci sono o i due centrali, o se giocano a 3, l'altro fa il libero e i due marcano. Nasce così, che allora a San Siro i giornalisti potevano arrivare nell'androne di San Siro, appunto, e noi, come uscivamo dallo spogliatoio, c'erano i giornalisti. E quella volta lì sono intervistato da Gianni Brera, no? Che lui mi chiamava Bonimba, che era Boninsegna e Bagonghi il nano. No? E lui scriveva su un giornale, credo il giornale oppure non so quale, però. E mentre mi intervistava lo guardavo dall'alto in basso, no? Siccome lui è più piccolo, era più piccolo di me, di una spanna, e mentre parlavo dicevo guarda sto qua che mi dà del Bagonghi, è mezzo metro meno di me, no? E il lunedì sul giornale che lui scriveva chiude il discorso dicendo ed è inutile che Bonimba mi guardi dall'alto in basso, per me sarà sempre un nano, però gigante.